Marcus Pissu non sarebbe stato molto simpatico ai latini, che hanno coniato la citazione Nemo profeta in patria, nessuno è profeta a casa sua. Per fortuna che il playmaker della Dinamo è nato a Sassari, dietro al palazzetto, e sia, come diceva Oscar Wilde, un poeta veggente che vede prima con gli occhi dell'anima che con quelli del corpo. Già, perché Marcolino di strada ne ha fatta parecchia, era in curva con il comando quando 12 anni or sono giocavamo le Final Four di Lega 2 a Ferrara, era mingherlino, piccolino, nessuno scommetteva sulla sua ascesa. Poi ha deciso di farsi le ossa, di non diventare un rimpianto, di non essere l'eterna promessa che si piangeva addosso, ma di fare la gavetta, di crescere. Tortona e Bologna sono state una grande palestra di vita. Il primo anno in Serie A 1, una dolorosa constatazione di quanto fosse dura in Italia e in Europa. Non si è dato per vinto, ha migliorato il suo fisico, ha migliorato la sua testa, ma non era abbastanza. Doveva incontrare il druido con la pozione magica, quello che gli facesse scattare il click mentale, che lo facesse andare in campo con quella personalità, con quella cattiveria, con quel talento, che si erano solo intravisti al piano inferiore. Poz, con 1772 assist in carriera, primo in classifica di tutti i tempi in Serie A, gli ha porto il suo cuore, lo ha coccolato, lo ha fatto subito sentire importante. Ogni partita era un piccolo mattoncino conquistato, ogni trasferta un pizzico di faccia tosta in più, ogni conferenza un'iniezione di fiducia. E poi il campo, tanti minuti da protagonista, da play, da guardia, da tiratore o go-to-guy. Marco è stato assolutamente devastante. Contro Würzburg abbiamo avuto la prova del 9, non per i 14 punti, il 4 su 6 da 3 punti, il tiro dal parcheggio di casa di mamma, ma per aver reagito da campione dopo le due brutte perse nel terzo quarto. Il Poz non ha fatto nemmeno un minimo accenno a toglierlo, sapeva che questo ragazzo con il numero 0 ma con il cuore da numero 1 lo avrebbe ripagato con gli interessi. È stato il simbolo del nuovo amore per la Dinamo, il bacio a Thomas, il buttarsi per terra, il tiro da 9 metri, la sua maglietta allo store sembra quella di CR7 ma lui è MS0, nato a Sassari, cresciuto a Sassari, esploso in continente e tornato a prendersi con gli interessi la maglia della sua città, del suo cuore, di quello che ha sempre sognato da bambino. Ora in camera ha custodito la muta da sub per correre a nuoto in nazionale. Il Poz ha chiamato Sacchetti, ora sarà costretto a mandargli un WeTransfer con le magie del nuovo idolo del Palasera di Migli. Vedere la Dinamo contro Würzburg è come avere una scarica di adrenalina pazzesca. Alzare la testa, guardare la gente esultante, vedere i bambini commossi, sentire il pubblico cantare fiero. Siamo sicuri un giorno nel lontano anno 2030 vedremo appesa al soffitto una maglia col numero 0, come si fa con i grandi campioni. La guarderemo e sorrideremo pensando alla notte del 24 aprile, quella della consacrazione di Marcolino Nazionale, ragazzo semplice e genuino con una faccia da schiaffi e un sorriso che ti conquista, sempre, ovviamente, dal parcheggio di casa sua. Prestiti personali Banco di Sardegna. Trasformiamo piccoli passi in grandi traguardi. Banco di Sardegna, Gruppo Biper.